Adesso dobbiamo andare alla grande esposizione. Dobbiamo dirigerci verso la grande esposizione che, se è come me l'aspetto, è fantastica. Sentiero del Mercato della Carità. Sì, probabilmente dobbiamo semplicemente continuare di qua. E io stavo pensando a chissà cosa, ma ecco. Quella signora burattino sembra quasi dispiaciuta, affranta. Tre attacchi. Una musica interessante, è anche abbastanza insistente. Frattura per così poco? Oh, ah, ok. Era semplicemente lei che cadeva. Un discreto drop qui. Quello che ho detto prima, la signora sembrava triste. Perché abbiamo ucciso il re, probabilmente. L'avevamo notato, avete visto? Avevamo notato questa cosa. Probabilmente perché abbiamo ucciso il re, il king dei puppets, e quindi sono senza una guida, senza delle precise istruzioni. Ci attaccano in maniera, vedete, sono quasi demoralizzati, depressi. Non hanno un attacco prioritario, si fanno attaccare. Guarda, dietro con tutta calma e la ouno in questa maniera. Magari prima saliamo un attimo per vedere la situazione e poi torniamo a scendere. Perché immaginavo che questo sarebbe stato un extra. Qui ovviamente non si può andare. Abbiamo fatto bene a privilegiare la salita prima che la discesa. Ora che il loro re è morto, sembrano perduti. Praticamente quando muore il re si attiva la Easy Mode. Sì, non c'è più il re a guidarli, a manovrarli se vogliamo. E quindi, vedete, sono un po' in brodo di giuggiole. Questa parte è praticamente una formalità. Fin qui. Perché in sostanza si lasciano uccidere, si lasciano distruggere senza colpo ferire. Che carino questo quartierino, cioè un po' sgarrupato, però carino. Caratteristico, se vogliamo. Comunque. Questa rimane una bella gatta da pelare per essere uno dei mob qualsiasi. Bene. Bene, via, verso la grande esposizione, quest'altra. Sì. Ecco. Procediamo per di qua. Sono decisamente poco reattivi. Comunque, anche quella lì che prima ci ha assalito, in altre circostanze sarebbe stata più reattiva. Almeno questa è stata l'impressione che avevo avuto quando l'abbiamo incontrata prima di uccidere il re. Ovviamente rispettano il loro pattern d'attacco una volta che si attivano, e quello ci mancherebbe altro. Ma al di là di questo, insomma. Chiaro poi che non può essere proprio una passeggiata sempre, perché... Oh. Tra l'altro qui c'era anche una scalazza, avevo visto. Saliamo perché forse ci sarà qualche loot. Oh, troppo interessanti, oddio. Vabbè. Ok.
Ah, un extra, un forziere, un baule. Bene. Lama della spada e l'orologio, impugnatura della spada e l'orologio. Compra tutto ciò che desideri. Galleria Lorenzini. Che bellezza qui, ragazzi. Allora, qui veramente il gioco ci restituisce quella sensazione che abbiamo avuto all'inizio, amplificandola. Quindi questa architettura, la città che riprende un po' la Belle Époque, che si era persa un po' con la parte intermedia, con quelle, insomma, prima della cattedrale con le rovine, che, ecco, quella parte lì secondo me lasciava un po' a desiderare, almeno dal punto di vista artistico-creativo. Qui ripristiniamo un po' quella che è la peculiarità e il carisma di questo titolo, che sembra averne più di quello che sembrava averne all'inizio. Ah. Bombici. Va. Queste cose mi fanno impazzire, ragazzi. L'architettura interna meravigliosa. Adesso rende nuovamente giustizia a quella che stava sembrando un lasciarsi andare ad ambientazioni fin troppo simili ai Souls, ad Elden Ring. Invece qui riprende in mano la situazione e lo fa con grande personalità, eh? Dai, non dal punto di vista grafico, ma estetico, che è diverso. Attiviamo lo Stargazer. As the water in the desert. Vediamo perché c'è Sofia che ci vuole parlare, quindi ci siamo. Siamo ritornati all'Hotel Krat con lo Stargazer appena rinvenuto. E il re è già storia passata. Una collana della casa della carità Monad. Many of those children grew up at the Rose Estate and became alchemists, technicians, and stalkers. I hope the king didn't harm any of them. Or don't tell. Are you okay? You look ill ever since I mentioned the necklace. Beh, oddio. My heavens, you che look. aspetto? Carlo. I capelli sono cambiati. Sono più lisci. Ma cosa? Si sta umanizzando. Human. If this is what you want, just keep behaving. Keep feeling like a human does. You might just hold the true secret of Ergo. E torniamo alla galleria Lorenzini con la nostra nuova capigliatura e una sempre più presente umanità. Va bene. E guadagniamo questa posizione qua. Molto bene. Un discreto loop qui. Queste statue che sono presenti anche all'Hotel Krat, almeno questa. Theater Clemens. Abbiamo preso la chiave del primo piano della galleria Lorenzini. Ci serviva quindi comunque andare di qua. Non potevamo bypassare questa zona. In ogni caso, va bene. Questa è una trappola? No. Però ho voluto rischiarla. Non possiamo andare. Spero siano scorciatoie. Andiamo di qua. Chissà se qualcuna di queste porte si può aprire, non credo. E vabbè.
Altro, una cosa che ho notato è che non ho avuto più bisogno di smerigliare l'arma. Ok, abbiamo usato la chiave del primo piano della Galleria Lorenzini. No, di lì non si può andare, andiamo di qua. Oggetti da lancio. Vabbè, dobbiamo squilibrare, ragazzi, basta. Porco cazzo, cazzo. Questo però. Un po' di impasse, però bastava andarci sotto ed era fatta, dai. Attenzione perché si è aperta una porta. Che probabilmente era chiusa e che era necessario uccidere questo mid boss, vabbè, per poterla aprire. Concerto alla Casa della Carità Monad. Preghiamo per il successo dell'apertura dell'esposizione. I bambini della Casa di Carità Monad hanno un messaggio d'amore e di speranza per tutti voi. Non perdete l'occasione di assistere all'esibizione più innocente di tutta Krat. Immagino quanto sarà innocente, immagino. Ah, ecco, siamo da quest'altra parte. Che vogliamo fare, ragazzi? Ce ne sono due addirittura. No, riusciamo a trovare uno Stargazer e poi li meniamo fortissimo, sì, giuro, però intanto... Scandalo, la tragedia dietro lo sfarzo. Per esempio, questa potrebbe essere una scorciatoia. Apri, apri, apri. Apri. Ah, vabbè, sto coglione. Allora, vediamo dove ci porta questa. È una scorciatoia. Ecco, basta. Questo volevo, ragazzi. Questo volevo. Siccome ormai sono arrivato alla condizione di fidarmi del level design di questo gioco, che è veramente buono in quanto a, diciamo, come è stato studiato. Vediamo qui cosa c'è. Attenzione, un mercante. Chiave del passaggio sotterraneo della galleria. Ci serve, abbiamo visto che ci serve. Mercante, che hai? Ti prenderei un po' di termiti. E andiamo ad aprire questa porta, che non dovrebbe essere questa qui una scorciatoia, ma un passaggio.
Ah, era una scorciatoia forse. Vabbè, proseguiamo per di qua, va. Ci ritorniamo dopo, ci ritorniamo dopo. Ci possiamo tornare, poi c'è tutto il New Game Plus, figuriamoci. Ah no. Oddio. Sì, perché dobbiamo aprire quella porta, mi sa. Sì. Abbiamo usato la chiave del passaggio sotterraneo della galleria. Va bene, va bene, va bene. E questo volevamo fare. E questo abbiamo fatto, va bene. Qui c'è il lanciatore di mine. Ok. Ma là sopra chissà cosa c'era. Sopra le scale. Il più grande spettacolo sulla terra sta arrivando. Stavo dicendo che carine le lattine, le conserve. Andiamo in questa sorta di cantina e tutto si preannuncia essere, fuorché sicura, è un luogo ameno. A meno che... a meno che un cazzo, è brutto e basta. Cioè, nel senso, ci saranno nemici e via. Però è bella come cantina, in realtà. È una di quelle cantine che quasi quasi vorrei a casa. Ah, e beh, certo, l'avevo vista, in realtà. Come se l'è caricato. Ah, ma distrugge anche gli altri. Ah, però. Ehi! Ah, Gesù Cristo! Gesù Cristo! Basta cellula qua, è una merda. No! Va bene. E quindi si apre la porta e noi entriamo. È il minimo che possiamo fare. Manovella dell'equilibrio, va bene. E... ah, il vino, quello che dobbiamo dare alla vecchia. Sì, 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 sì. Andiamoglielo a dare. Sa tanto della voce dei conigli neri. Ottima scorciatoia questa. Questa è un'ottima, eccellente scorciatoia, ragazzi. Ottimo, ottimo. Ottima. Parla con Benigni? Vediamo. Can you hear me? Ah, era Benigni. Evviva, it actually worked. This has to be how the King of Puppets did it. Forse. How he called the puppets and controlled them.
And you'll never believe what signal I've picked up over the ergo. A cry for help from the Grand Exhibition. Somehow someone survived. I'm suspicious too, but you have to investigate. What if it's some trapped innocent? Direi di proseguire da questa parte, anche se io porterei a termine la missione della signora. Che dite, ragazzi, la facciamo prima? Sì, ora? Il vinazzo, vecchia vinazzata schifosa vecchia del cazzo. Ah, lovely wee. Even in the bottle it has a distinctive shade of red. Thank you, young one. Every step is a struggle when you have a petrification disease. Immagino che il vino aiuti, eh. This glimmer of happiness. Cosa mi dai, vecchia? Moneta commemorativa di Venigni? You found a commemorative coin dating from the founding of the foundation is a sort of fan club, sì. Sir. A very limited number of these were minted. Well, once Master Venini established himself as the Prince of High Society, his popularity is one of the originals, however. La conservi bene, d'accordo. Lost collection. Che mi dà? Pietra lunare della mezzaluna. Procediamo adesso per questa porta che si è appena aperta. E attenzione perché c'è una porta chiusa, malandata. Apri la porta. Che è simile a quella da cui siamo entrati, ma è dall'altro lato proprio. Dovrebbe essere proprio dall'altro lato totale. Infatti sì. La musica è inquietante e non promette nulla di buono. Exhibition theme was automatic puppets and city of the future. Grazie, Gemini. The plan was to showcase and demonstrate the most advanced technology in Krat. But you know the rest. You can't hold an exhibition in a city that's fallen into utter chaos. No, suppongo di no. And now the whole city is an exhibition of a nightmare. Siamo a Piazza della Grande Esposizione, ragazzi, è bellissimo. Con questa musica tetra ormai stonata. Con la bobina andata. Vediamo che c'è qui sopra intanto, Bella sorpresa sicuramente. A parte il cacatore di legione, qua ci sarà qualcuno. Ah no? Una funivia, una... Oh! Che bella sta cosa. Apriamo, andiamo. Senza pensarci. Ma siamo ritornati allo stage iniziale? No, ci somiglia. Oh. Questo robot, eccolo Stargazer. Eccolo Stargazer, esattamente. Galleria della Grande Esposizione. No, non è lo stage iniziale, che era una stazione. Ora, The Grand Exhibition, vabbè sì, in entrambi i lati c'è scritto The Grand Exhibition, quindi probabilmente si deve andare da entrambe le parti. Fatta nella maniera più rudimentale che si potesse fare. Oh! Ma sapete che forse non è così forte. Non era così forte.
Vabbè, vale per le prossime. Tant'è vero che penso sia un boss che... un boss. Penso che sia un nemico che respawni. Mi sa proprio di sì, Catena. Aspettate perché ho visto un'altra cosa. Sì. E un'altra ancora. C'è un sacco di loot qui. Un sacco, sempre limitatamente alla generosità, tra virgolette, dei Souls-like, che non è straordinaria, ecco. Quella scala bisogna farla scendere in qualche modo. Ah, cazzo. Farfallazza? Manovella della tecnica. E serve sì. Ma di qua si scende. Ok. Si scende per di qua. Ok, c'è quest'altra. Siamo tornati a quello là grosso che ci aspetta. Vabbè. Di qua si sale. Ma cosa? È un altro o è quello che è salito qui? Capisco i burattini, ma che ci fanno i mostri a Krat? Attenzione. Ah no, questo è un ponte. Mi si apre il ponte un po' come era nei tubi della fognatura qualche partita fa, sì. Ma come... Ah, questa scala. Non l'avevo vista. Ok. Va bene ragazzi, va bene. Eccola, eccola. Va bene? Don't come any closer. Oh. You're not one of them. Are you here to see grand exhibition jerks are not to be messed with? Then there are those biological experiments. I can't reveal everything, but esperimenti biologici, I can escape on my own if you clear the way, please. Wait. Ah. Mi ricordo che nelle fogne quello ci sono stato un quarto d'ora ad ammazzare. D'altro canto c'è anche da dire una cosa, che certe cose si possono fare nella NG Plus, eh. Oggi non mi piace come sto giocando, ma lasciate perdere. Un altro indovinello? If
human condition, there's no better way than my riddle position. You know how it is. It's time for sì, a quiz. Sì. Today's riddle might have you over the barrel. Mm-hmm. But get this one wrong and now. Facciamo attenzione, ascoltiamo il discorso del re. Cosa non si può usare prima che si rompa? Uovo. Beh, onestamente questo era pure più facile del primo che era facile. It's a frightfully difficult question, huh? So I'll reward you with a hint. E tutte e 10 le fredde dita della donna a ammirare? L'ergo sta sussurrando. Ok. Ok. Ok, signori, ok. Va bene. Oggi sto pagando molto anche il range di queste arma. Di quest'arma, eh. Oggi lo sto pagando tantissimo. Andiamo di qua, vediamo. Cosa sono questi contenitori biologici di qualcosa? Grande Pinocchio. Tubo affilato. Bellissima questa zona, eh? A livello di art direction molto bella. Chiave della galleria della statua. Bella frammentata anche questa zona, eh. Più vasta, decisamente più vasta di quelle più circoscritte viste finora. Ecco, qua, in pieno stile Resident Evil. No, l'ha missato? Ah, vabbè, sì, va bene. No, amico mio, non lo fare! Non lo fare! No, non lo fare, che fa male questo... A me non si picchiano i bambini, pezzo di merda! Dai, Jimbro!
Questo è un Jim Bro, ma è un figlio di puttana. Non le botte ai bambini. Ecco, vieni. Ottimo, prendiamo un calibro di legione, ottimo. Eccoci. Attenzione. Intanto facciamo scendere questa scala. Bene. E poi apriamo questo. Scatola di rifornimenti di Kratto robusta. Ottimo, perché così gliela diamo a Poledina, suppongo. Ma siamo arrivati al bosses. Alt boss. Sì, ma ragazzi, cioè, lo Stargazer dove minchia è? Stai a vedere che a sinistra? No. A destra? No. Ma qui c'è una sorta di ricovero d'emergenza. Proviamo a vedere. Questo ingresso è suggestivo. Sicuramente un po' aristocratico, se vogliamo. Evocativo anche. E sicuramente sarà punitivo. Apriamo la benedetta porta. Anzi, la maledetta porta. Eccoci. Un altro ambiente vasto. Come per il re dei burattini. E godiamoci la scena. Un altro Jim Bro? Un po' simile a quello che c'era prima, Victor il campione, eh? Erano questi gli ibridi a cui si riferiva quella donna. Open your eyes. Gaze upon the new world. Ah, però. Allora, stunna tantissimo. Non potevo chiudere la prima. Madonna mia, ragazzi, che è una potenza. Non potevo però chiuderla facendogli fare un perfect. Va bene, già l'abbiamo portato a squilibrarlo, va bene. Vabbè. Ah, puttana della sua mamma. Vabbè. Seconda fase. Seconda fase però a metà salute, quindi è una seconda fase per metà, diciamo. Cosa cazzo? Parato. Vabbè, mi fate studiare a livello di Perry, ragazzi, ce l'abbiamo, eh. Tuttavia è più lungo, è molto più lungo perché devi
imparare tutta la mente, devi concentrare la. Quante cazzo di mosse rosse mi devi fare, bastardo? No!
cazzo. Why be humble? I am evolved. A better man. I'm surprised you defeated Simon Manus. Geppetto's creations are truly marvelous. Ah, but where are my manners? My name is Simon Manus, a leader among alchemists. I've known your father for a long time. We used to be colleagues, you know. Geppetto didn't understand that the petrification disease can strengthen humankind. Locked into conventional thinking, I'm afraid. But even he can't stop such a magnificent discovery. It's the door to a new world. You've seen this place with your own eyes. Truly inspiring, is it not? What do you suppose our cure has created here? Mostri. You're short-sighted, just like your father. But you speak the truth as you see it, just like everyone else. We, on the other hand, are visionaries. We understand the petrification disease. The disease does not signify death. It's the process. Il morbo vitrificante è un processo di purificazione dell'essenza di una persona. Ma per la serie ciò che non ti uccide ti fortifica. L'essenza è l'ergo. Un tempo era un essere umano. Undertaking is to help others experience this purification through this elixir. Ergo's power can do even more. In the hands of the awakened, its abilities are limitless. We already have the means, so while you wallow in a pathetic past, we Isola step degli forward into humanity. You're welcome to come to the island and witness our triumph firsthand. Or maybe the Saintess statue can help you. In any case, good luck. Standing against evolution must be exhausting. Keep your chin up, puppet, and I'll see you soon. No one can Beh, oddio. Say that Simon Mark. Chiave della galleria della statua della Santa della Misericordia. Un'altra preposizione che l'avrei messo. Defeated, eliminated. Rimando alla prossima volta anche il nostro briefing che facciamo ogni volta all'Hotel Krat. Perché veramente adesso è tardi, per chi sta seguendo su YouTube sono le 4 del mattino e non arriverei a gustarmi ad apprezzare i vari dialoghi, quindi facciamo tutto domani. Domani partiamo direttamente da qua, ok? Grazie.